Benvenuti cari MTIers in questo video dedicato sia a Disney Plus che a Sky e alla sua Now. So che maggio è già iniziato, ma vediamo comunque cosa possiamo già vedere e cosa ancora ci aspetta su queste due piattaforme. Partiamo! Faccio un brevissimo preambolo, ma se avete fretta saltate avanti sfruttando i tag temporali in descrizione. Ho deciso di accorpare queste due piattaforme, Sky e Disney Plus, perché arriva l'estate e le uscite rilevanti non sono poi così tante da meritare video separati. Comunque, questo mese ho lasciato fuori Rai Play perché soffre sempre del problema che molte delle cose rimangono solo una settimana e il video diverrebbe subito inutile. Però non scordatevi della piattaforma, mi raccomando! Qualche parola per ringraziare tutti voi che mi seguite per i commenti che mi lasciate, sono sempre interessanti e dettagliati. Non prendetevela se però non vi rispondo, ultimamente causa lavoro ho poco tempo, ma se vi metto un cuoricino sicuramente l'ho letto e apprezzato. Non dimenticatevi anche di recuperare le live del venerdì sera, perché sebbene meno ritmate di questi video, hanno degli ospiti di spessore che aprono bellissimi approfondimenti. Ora però andiamo con le uscite. La prima che vi propongo è su Disney Plus e si tratta di Bad Batch, la nuova serie animata di Star Wars, spin-off di Clone Wars, e ho già avuto modo di vedere il primo lungo episodio e il secondo più breve. Li ho trovati perfetti nella loro semplicità, nulla di innovativo o rivoluzionario, ma un lavoro di ampliamento accurato per chi ha amato la serie Clone Wars. Dave Filoni è sempre al comando di questa serie e si vede per la profondità degli argomenti trattati sfruttando questi cloni venuti male che poi in realtà hanno una marcia in più. Si inizia dopo l'ordine 66 dato dal Neo Imperatore, una parte dell'universo di Star Wars affrontata solo nei fumetti. Questo ha portato a delle polemiche contro Filoni che reputo assolutamente sterili e senza senso da parte di alcuni fan intransigenti, ma non è purtroppo l'unica polemica, sembra infatti che ogni episodio ne porti una con sé. Il fatto di non capire che Filoni è l'unico che ha chiaro tutto l'universo e che stia riportando qualità dopo l'ultima trilogia è assurdo da parte di questi fan. Cambiamo piattaforma e andiamo su Sky. Minari è un film vincitore di diversi premi importanti e che parla delle vicissitudini di una famiglia coreana che vive negli USA degli anni 80. La storia è tutta vista dagli occhi del bambino e inizia quando il padre decide di andare in Arkansas a fare il coltivatore lasciando la California. L'arrivo della nonna dalla Corea metterà ancora più in difficoltà il piccolino in questo adattarsi ad una nuova vita. Un film di sicura profondità che permette di vedere problemi reali di una società da un punto di vista differente. Rimaniamo su Sky e visto che siamo in vena di reboot o remake, perché non prendere in considerazione questo twist? No, seriamente, perché dovremmo? Comunque, si tratta di una storia liberamente tratta da quella di Oliver Twist, ma spostata dalla Londra dell'Ottocento a quella moderna. La nostra compagnia di amici, ma possiamo chiamarla anche gruppo di piccoli criminali, con alla guida un anziano ladro che gli fa da tutore, vuole organizzare un colpo importante, un film che richiama il filone degli Ocean, ma con dei ragazzi. Dal trailer sembra ben fatto, ma qualche dubbio me lo pongo. Ancora su Sky abbiamo una serie sull'antica Roma, Domina, protagonista è Livia Drusilla, che da ragazza viene data in sposa a Gaio Ottaviano, futuro Augusto imperatore di Roma. Nelle varie puntate si ripercorrerà la sua ascesa al fianco dell'imperatore e prese di posizione come donna più potente dell'impero. Una storia di intrighi politici nell'antica Roma, non so quanto accurata, ma dal trailer sicuramente ben realizzata e coinvolgente. Torno su Disney Plus con Crudelia, un film dedicato alla nascita della super cattiva della carica dei 101. Ovviamente si tratta di un adattamento moderno ambientato nella Londra punk rock degli anni 70, in cui questa stufatrice, assieme ad altri due giovani ladri, compie le sue scorribande. La svolta arriva quando viene notata da una baronessa leggenda della moda. Questo connubio di personalità sfocia ben presto in un crescendo di cattiveria e malvagità.
malvagità che porterà alla nascita vera e propria di Crudelia, The Mon, un film sicuramente per gli amanti di quella serie di cartoni della Disney e dei Dalmata, sperando che questo non porti nuovamente ad un boom di acquisto di quei cuccioli, con rischio che vengano poi abbandonati. Ma qui i cani non c'entrano. Ultimo arrivo su Disney Plus è Marvel MODOK. Si tratta di una serie Marvel di animazione in stile stop motion che narra le vicende di un super cattivo che continua a perdere contro i supereroi. Questo fa crollare il business del suo impero del male e soprattutto la voglia di conquistare il pianeta. Una serie che parte irriverente e divertente, che non si prende minimamente sul serio e che ha un target forse più preadolescenziale che uno in stile Rick e Morty o Lower Decks. Eccoci arrivati in fondo alla lista con l'ultima proposta di Sky, la serie fantascientifica Intergalactic. Siamo in un futuro in cui l'umanità ha colonizzato lo spazio, una poliziotta viene imprigionata ingiustamente e portata in un carcere. Lungo il tragitto altri detenuti evadono e prendono il possesso dell'astronave, uccidendo il pilota. La nostra protagonista è quindi l'unica che può pilotare e portare tutti ad Arcadia, pianeta libero. A quel punto inizia la fuga e i veri intrighi tra i fuggiaschi, una serie che dal trailer sembra mischiare tante cose, comprese battute sarcastiche in momenti meno opportuni. La CGI non sembra il top, ma se la trama regge, magari. Con questo ho proprio concluso i consigli di questo mese per Disney Plus e Sky. Voi non dimenticatevi il vi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Come sempre commentate e condividete questo video con i vostri amici. Vi ricordo le live del venerdì sera e di recuperare la playlist con tutte le recensioni e consigli di visione passati. Un abbraccio a tutti voi e al prossimo video!